Ben ritrovati, eccoci qua, buonasera a tutti, ben ritrovati e bentornati nel nostro piccolo focolaio domestico. Come al solito, io sono Daniele Caluri, vi accolgo con il mio caloroso benvenuto e, mio malgrado, sono costretto ad accogliervi non da solo come vorrei, ma in compagnia del mio aspirante lacchè Emiliano Pagani, eccolo qua. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, io sono molto contento di questa tua definizione. Finalmente hai imparato perché, come tutti sanno, Daniele, se non ci sono io che gli dico cosa disegnare e cosa scrivere, non saprebbe assolutamente fare niente. Questa è la prova che il testo che ha appena detto, gliel'ho scritto, gliel'ho mandato. Ci è voluto un giorno per impararlo a memoria. Con un insegnante di supporto, ovviamente, che è la sua mamma, povera donna, per la quale noto il massimo rispetto e se la saluto anche. Bene, e bando alle ciance. A 5 settimane dal compleanno di Jennifer Connelly, data da ricordare sul calendario alla persona alla quale io dono il mio cuore, povero, anzi, il cuore di mia madre per i suoi cani, come sempre. Ah. Che pena. Facciamo, inauguriamo la decima puntata di Lockdown Calling con un ospite d'eccezione, come tutti gli altri, se no sembra che gli altri fossero in realtà degli stronzi. No, sono tutti ospiti d'eccezione, però questo è il primo ospite a doppia cifra, quindi per il decimo episodio abbiamo niente po' di meno che Paola Barbato. Eccolo qui! Fantastico! Ciao Paola! Sono riuscita a svenire il telefono, ma un attimo prima, perché... Meno male, è andata bene. Come stai Paola? Come tutti più o meno. Quindi bella risposta. Infatti, noi infatti, si è messo in piedi questa cosa per reagire diplomatica come tutti, appunto. Dunque, allora, iniziamo subito come da tradizione la puntata ponendo a Paola la domanda che Lorenz ha preparato per lei senza sapere che sarebbe stata lei la volta scorsa. La leggo perché non saputo. Se l'avesse saputo avrebbe fatto ben altra domanda, ma anche questa è abbastanza stronza, però, se vogliamo. La leggo perché non me la ricordo. Bene, tanto non so rispondere. La tua vignetta preferita, non necessariamente del tuo fumetto preferito. Ma cioè, per fare una domanda del genere, una che non c'ha memoria, forse una di Kino, di Felipe. Il personaggio di Felipe, che lui fa la striscia da 4, gli dice basta, adesso è il momento di andare a fare i compiti, esce fuori scena, poi rientra e dice così tanta decisione in me sospetta, cosa starò tramando? E quella cosa secondo me mi rappresenta un sacco. Rappresenta anche i tempi odierni. Su Kino poi c'è poco da dire. Mi sei impallato tutto. Cosa? Non so se mi vedete, ma mi sei impallato tutto. Però, ti vediamo. Non mi vedo più io, quindi. Scriviamoli, aspetta, allora facciamo una cosa. Scriviamoli privatamente, noi... Ah, ecco, non mi vedo. Io vi vedo, sono l'unica, non so. Ah, esatto. No, tutto a posto. È che ogni tanto è il cristallino, gli va giù il velo, quindi... No. Sì, la taratta, sì. Esatto. Quindi Paola, sceneggiatrice, romanziera, sceneggiatrice TV, una romanziera TV, esatto, ballerina, soubrette, un po' di tutto. Alle varie interviste che ti avranno fatto, le domande più banali, no? Tipo, ma dove trovi l'ispirazione, no? Come se si dovesse andare avanti a l'ispirazione. Non l'hanno mai chiesto. Non farle. Quindi. Anche perché sappiamo benissimo che il discorso dell'ispirazione è un'idea, una stortura vecchia di almeno un paio di secoli, no? Un travisamento di un'idea romantica. Ma in realtà è un mestiere, quello del fumettista, sia per chi disegna, sia per chi scrive, per cui... in quanto mestiere, no, si necessita di un metodo che ognuno trova. Per cui la domanda che volevo farti, più che dove trovi le tue idee, come le cerchi?
Allora, va premesso che la cosa è diversa quando si fa narrativa e si fa fumetto, Ma quando ci arriviamo dopo, ora parliamo di perché fumetto. nella narrativa in fondo ti basta un'idea. Il fumetto no, perché l'idea va inserita, nel senso che subito tu la inserisci in una struttura, per cui non, se nella struttura non ci stai, non provarci neanche. È una cosa che non, almeno per quel che riguarda me, che scrivo prevalentemente di serialità, quindi scrivo prevalentemente di Dylan Dog. Adesso obiettivamente le cose altre di fumetto che ho fatto sono comunque numericamente molto di meno. Per cui io devo avere una buona idea per Dylan Dog. Non è che posso avere una buona idea tout court e chi se ne frega. Quindi Quindi tanto è finalizzata e circostanziata esatto, è a Dylan. già un'idea sposata. Io non nasco mai con idee single o vedove o qualsiasi altra cosa. Io nasco sempre con idee che sono già affiancate a Dylan Dog. Quindi Per il nascono fumetto questo però. Le intorno a lui. È il fumetto. altre idee Quindi, per i romanzi sono idee ma libere. quello può essere qualsiasi cosa. Un'idea per un romanzo ti viene da qualsiasi cosa, ti viene veramente da una frase pronunciata male, una parola detta sbagliata, un errore di battitura. Ti viene un'idea e tu te la puoi sempre tenere. Mentre invece, se mi viene un'idea, io subito per il fumetto, io subito devo metterci di fianco Dylan e vedere se l'idea Dylan sono compatibili. Perché non esiste una storia di Dylan Dog incompatibile con Dylan Dog. Non è il personaggio è comunque il collante della storia. Se non fa cioè, se tu dici colla polistirolo, no, quindi polistirolo non lo usi. Non è una spiegazione, però sì. No, però il fatto è che te aspetti che ti venga un'idea o li vai incontro? No, e posso qualche volta faccio binge, come si può dire? Il binge watching è quando è un po' un big binge freaking, cioè vado a cercare, sai quando vedi una notizia strana e poi dice guardane altre e tu ne guardi altre, sono sempre più brutte, poi guardane altre e cominci ad andare Sì. scendendo a catena finché a un certo punto, qualche volta anche solo la combinazione di due cose comincia a darti un principio, un odore di un'idea, oppure tante volte è un oggetto, per dire la storia che esce adesso a marzo di Dylan Dog ha come oggetto centrale un banalissimo acchiappasogni indiano, perché poi indiano, finti indiani ovviamente, Certo, che sì, quelli la che si vedono bancarelle, a i gamba. mercatini, sì. Però per dire, quello è un oggetto che può avere un grandissimo fascino, che è declinabile in una marea di maniere. Quindi io sono partita da dire, però sono carini gli acchiappasogni, basta. Sono carini gli acchiappasogni, chissà che altro possono acchiappare, chissà chi può acchiappare loro attraverso qualcos'altro, chissà cosa sono i sogni, chissà cosa sono gli in, chissà cosa sono i musi, chissà cosa sono i dè. Ma e poi da lì sempre a pioggia, finché l'idea non si forma. Ma a volte, però è sempre questo, tu trovi uno spunto, lo trovi leggendo roba, lo trovi vedendo roba, ci appiccichi Dylan per un attimo. E se i due non fanno come le due calamite con la stessa polarità e non si allontanano, provi, 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 perché non vuol dire che funziona. A vedere se Sì, è con fondamentale questo, soprattutto nel seriale, soprattutto con un personaggio già molto codificato nell'immaginario collettivo come Dylan, non puoi pensare a una storia e dire poi ci metto Dylan dentro. No, devi pensare a una storia per Dylan, cioè ma anche costruita perché intorno a Dylan. ci sono delle cose che non appartengono a Dylan, ma che Dylan può contrastare. Per cui tu puoi prendere una cosa anche alienissima al personaggio e metterlo all'opposto. Però è difficile, cioè Dylan non è un investigatore, non è Marlowe, cioè non è uno che fa un'indagine. È vero, tante volte fa anche quello. Però lui ci entra nelle cose. E quindi bisogna anche vedere quanto riesci a farcelo entrare, quanto puoi costringerlo a entrarci, cioè io non me la sentirei mai, però se volessi mai un giorno fare una storia sulla caccia grossa in Africa, lo massacro sto poromo, perché lo Certo. massacro, ma ce lo posso far entrare in opposizione? Cioè, uno ha staccato un corno al rinoceronte, ma in realtà quel corno ha ucciso un uomo ed è rimasta parte di quest'uomo ucciso nel corno. E da lì fai una storia. Aspetta, me la segno. Te prendi nota delle cose che dice Paola, Sì, perché certo. tutto si chiede. Paola, intanto, tanto per uscire subito dal seminato. Chiedono già in due, ma quella la foto dietro sei te? No, sono crisantemi. Ah, questa qua! No, aspetta, No, questa qua sono quella io. dietro. Ok. È vero tutto. Uno, i crisantemi sono io. Due, questa qua sono io da piccola e Ah. quella là è mia figlia maggiore con mia figlia seconda. Hai Perché visto?
mia mamma, e quindi è la casa di una nonna, per cui nella casa di una nonna è perfetto. I tantemi, figli e nipoti ci sono tutti e tre. Ale, perfetto. Allora, aspetta, c'è un'altra domanda lunghissima di Matteo Scognamiglio. La leggo perché, se non erro, la prima sceneggiatura per Bonelli di Paolo è stata Il Graucino, Il Cavaliere di Sventura del 1998. Erra o è giusto? È giusto. Lì si parla del fulcro di convergenza, ora se sì, me la sposti, di H.G. Wells, Caducità del Caos in favore di uno schema preordinato di costanti tangibili a base mobile e sto cazzo, e Matteo più breve. che vertono sempre sullo stesso Dylan, e sto fulcro ti crea scansioni temporali, caratterizza, madonna, ma non finisce mai però, e da qui ha interrotto la domanda però. Vabbè, questo per dire che sì, quando io non scrivo mai delle storie proprio elementari, con il tempo ho imparato a semplificarmi, ma pensa che questa è la prima storia che sono uscita ed era pura corta, pensa che era lunga. Ma non so quale fosse la domanda. Rispondo, perché la finisce, mi sa che non è entrata, non è entrata 42 nel testo. Sì, brava, è la domanda 42, la risposta definitiva, sì, infatti, è quella. Allora, te sei entrata giovanissima appunto a far parte della... non eri giovanissima, sei sempre giovane, scusa, quindi ero giovanissima all'epoca. Magari, perché mi fai paura, Pagani, che te la passi. Fai il galantone, fai il lumacone. Sì. In redazione la prima volta avevo 26 anni, quindi... Eri giovane. Non era una cosa, e poi quando finalmente l'ho... Eri la più giovane in redazione, ci scommetto. Allora, quello no. No, c'erano le segretarie più giovani di me. Sì, certo. Cassandra è più giovane di me, credo. Comunque mi sono scordato la domanda, vedi? Bene, va benissimo questa intervista, farà tante view, ok? Sì, immagino, infatti. Comunque sei diventata col tempo una delle scrittrici più amate di Dylan, penso. Mi sembra di aver capito. È una delle colonne portanti, dai. Una delle colonne portanti, infatti. Una che ha scritto tante storie. Poi sulla storie... No, vabbè, sì, vabbè, amore e odio, comunque, dai, una che ha scritto tante storie, fra le più conosciute, cioè, si pensa alle scrittrici di Dylan, dopo gli scrittori, le scrittrici di Dylan, dopo Sclavi, poi si pensa a te, Chiaverotti, beh, Recchioni, è arrivato da... Pasquale Ruiu. Sì, Ruiu, certo. Che non l'ho ancora acchiappato come numero di storie. No? Hai mai pensato di poterne diventare la curatrice? No. No? Ma perché non lo vedevi possibile o non ti sarebbe piaciuto? Non ti interessa? Non mi piace leggere e correggere il lavoro degli altri. Cioè a me piace scrivere, non voglio leggere quello che hanno scritto gli altri. Bello, bello. Però indirizzare anche il personaggio. No. C'è stato un periodo 1000 anni fa in cui ne parlammo con l'allora curatore Mauro Marcheselli. Ma gliel'ho detto allora, gliel'ho ripetuto a lui, a Tiziano, a Cristina, non è una cosa che voglio fare. Cioè, se c'è bisogno di qualsiasi tipo di aiuto, di qualsiasi natura, tipo smaltimento, da revisioni, cose, io sono sempre pronta a dare una mano. Quando insomma siamo entrati nella fase 2, c'è stato un momento in cui ci siamo messi in tanti a vedere di aggiustare quello che era stato archiviato per tanto tempo, insomma, doveva essere un po' adattato al nuovo presente. Ho fatto tra l'altro una cosa sola io, ma non è la mia cosa. A me piace scrivere, mi piace scrivere le mie storie. Poi è bello leggere quelle degli altri, ma se io di lavoro devo leggere le cose che scrivono gli altri, non lo voglio fare. Ma questo solo per dirlo o in generale? Cioè, non ti piacerebbe avere... Non ho mai pensato di creare un tuo personaggio, una tua linea, una tua serie? Ma sì, ma infatti ho anche proposto, come tutti, io ho proposto personaggi, linee, serie, che poi non necessariamente devono incontrare il favore dell'editore, No, certo. Ma a me piace, ho capito, però deve piacere pure agli altri, magari compatibile con altre cose. Quindi sì, certamente ho proposto, ho fatto qualcosa, ho pubblicato anche qualcosa in Bonelli, qualcosa fuori dalla Bonelli, qualcosa nelle storie, quindi sì. Ed è ovvio che se avessi una cosa mia la supervisionerei e le starei dietro, la considererei il mio tesoro, però vivo anche senza. Non è nelle tue corde, non è uno degli obiettivi della mia vita. A me dispiace quando devo abbandonare una storia, infatti cerco di non farlo mai.
piuttosto me la scrivo da sola, la pubblico in maniera strana, la faccio, cioè è una roba tra amici, però non, cerco di non abbandonarle le storie che mi piacciono, perché il concetto è che se io te la propongo e a me piace, e ci credo, non è che te la propongo, tu dici certo. No, ma guarda, non ci interessa, allora la schifo pure io, la butto, perché se io te l'ho proposta vuol dire che per me era bella. E quindi... Davvero è nato così? Davvero è nato così? Sì. È nato sì. Così? Ma davvero è nato storto, perché? Perché in realtà, ma l'ho già detto, quindi non è una rivelazione, davvero è nato... Come progetto online qualche tempo, ma poco tempo prima della morte del signor Bonelli. Quindi io lo so, ma anche Mauro me l'ha sempre detto, guarda che se lui fosse stato bene e tu gliel'avessi proposto, lui avrebbe detto a me una cosa così non piace, non mi interessa, non la leggerei mai, però come ha fatto per tante cose, proviamo. Ma se io, dopo la scomparsa del signor Bonelli, fossi andata a farmi approvare davvero da qualcuno, avessi cercato di far uscire davvero con la Bonelli, tutti avrebbero detto che davvero usciva perché il signor Bonelli era morto. Io sta cosa qua non l'avrei retta, l'avrei trovata una roba mostruosa. E quindi sono andata da Mauro e gli ho detto, guarda che io comunque non ve lo propongo. Ed è andata così. Sì, mi ricordo diversi episodi disgustosi dopo sì. Quell'episodio, di cui vabbè, dopo la morte di Sergio, vabbè. Sorvoliamo elegantemente. E l'idea di invece di fare una web serie invece che proporre a un editore seriale su carta? Ma allora, lui è nato come web serie, lì è stata una proposta della Star Comics, cioè non è stata una cosa che abbiamo... Non l'ho proposta io. È stata la Star Comics a proporlo e dopodiché invece non ha funzionato e quindi giustamente non è andato avanti. Però non, a me andava benissimo, l'avevo fatto sul web, ero contenta di come era andata, ero contenta che il pubblico fosse piaciuto. Io a un certo punto mi sono dovuta fermare per limiti umani, anche perché non ce la si poteva fare ad andare avanti ad libitum con una storia che necessariamente era un po' più articolata. Se abbiamo fatto 70 puntate, dopo 70 puntate andiamo molto bene. Però ci fermiamo, almeno per il momento ci fermiamo. Quindi insomma. Almeno per il momento hai detto, perché aspetta. Enrico Bertelli dice, ne ho una io, per chi come me soffre ancora il lutto per le vicende editoriali di Davvero, avremo mai speranza di vederlo ristampato? Allora, la speranza è l'ultima a morire in ogni ambito. Ogni tanto ne parliamo con Mario Taccolini. Si tratta comunque sempre di avere una realtà che è poco solida, insomma. Mario, ti voglio bene, però è poco solida, e quindi insomma fondamentalmente dovremmo farci un investimento un po' tutto, vediamo. Io non lo escludo, però non posso neanche dire sono sicura che ci piacerebbe. Poi, nel frattempo, tra l'altro, devo dire, non sembra una cosa, però nel frattempo sta cosa della pandemia ha bloccato un sacco non è che nel momento in cui arriva la pandemia tu pensi dire ma portiamo avanti il progetto di ristampare davvero, perché va in fondo a ogni lista, per cui io mi auguro che ci sarà un momento in cui andremo oltre, quando sarà, e quando sarà magari ci si ripenserà in maniera più lucida e razionale. In questo momento qui ne parlo, ma sono parole, perché in questo momento anche volendo non ce la faremo. Davvero è stato definito come una specie di shoujo manga, no? Sì, italiano. È stato così per disperazione l'abbiamo definito, perché ogni definizione non andava mai bene. C'erano sempre. Allora, vuoi definirlo te con parole tue, con un panegirico? Era un fumetto neoromantico italiano. Oh, davvero, il fumetto neoromantico italiano. Neomelodico italiano. Quasi. Però è un esperimento interessante che ha sfruttato la serialità per raccontare in maniera diversa, ecco, dal solito dimensione dell'avventura, dell'azione, dei cliffhanger, no? Posso dire una cosa? Sai perché? Certo. Io come tutti, come anche voi, così ci mettiamo sullo stesso piano, la condanna del pregresso, cioè se io propongo qualcosa, qualsiasi cosa, a un editore, che non sia horror o thriller, questo editore mi dice, ma sì, l'idea è carina, però
Proponici anche un thriller o un horror. Ed è un po' questa la cosa che mi ha spinto a fare il progetto di davvero. Perché ho detto, ma perché se io scrivo di temi che mi piacciono da morire, non è questo. Però non vuol dire che io non possa affrontare dei temi diversi. Chiaro. Perché non dovrei poterlo fare? Ed è stata un po' questa cosa qua, che alla milionesima volta che me la sentivo dire, ho detto, ma no, non è vero. Non è vero, esattamente come oggi quando mi dicono ma tu pubblicherai mai un libro d'amore? Dico, allora non è la cosa a cui penso quando mi sveglio al mattino, però non è che lo escludo. E se un giorno un editore mi dicesse no, però dai, prima dacci un bel thriller, poi ci fai il romanzo d'amore, me lo pubblico da sola, me lo fotocopio in copisteria e lo distribuisco. Pensa te che parli di thriller e horror, noi ci dicono ma no, facci ridere, dai, fatti qualcosa. La condanna. Io per pubblicare il primo fumetto non umoristico ho dovuto farlo con un altro disegnatore, perché con Daniele sarebbe stato impossibile. Quindi vabbè, purtroppo il mondo gira. Secondo te questa idea qui è interessante. Condanna il progresso, chiamate così un libro. Questa cosa che hai detto è interessante, cioè il fatto che gli editori siano interessati prevalentemente a horror o thriller, secondo te da cosa deriva? Evidentemente dal fatto che vendono di più, no? Ma cioè, come interpreti, come leggi questa realtà del momento per cui apparentemente horror e thriller vendono di più? E che allora, fermo. Di cosa stiamo parlando? Di fumetto, di narrativa? Fumetto. Allora, probabilmente perché quando una cosa funziona ci si prova finché ce n'è. E quello certo, ma perché funziona? Funziona perché è un'evasione vera. Il fumetto thriller e il fumetto horror hanno pochissima aderenza alla realtà del lettore. Quindi il lettore difficilmente si sente tirato in causa. È una cosa che ti consente di evadere. Vai proprio fuori, vai via, vai da un'altra parte che non riguarda te. Ci sono invece altri fumetti di altro genere, di altra natura, che tu li leggi, stai malissimo perché parlano di te. Invece, a parte, non lo so, perché comunque penso che anche l'horror, il thriller in realtà parla di te. Ma non è meno diretto. È meno diretto. È più un'evasione. Più filtrato. E invece io mi volevo riagganciare alla domanda che ha fatto ora Daniele, ma funziona ancora l'horror e il thriller? Funzionano ancora? Allora, tutto funziona finché non è usurato, per cui... Cioè, ha tolto Dylan, che comunque ha una storia decennale alle spalle, ha un suo pubblico di affezionati e tutto. Tolto Dylan, funziona ancora l'horror? Come il maiale l'horror, cioè non si butta via niente, finché c'è un pezzo lo si usa. Non è bella questa cosa che sto dicendo, però è molto bella. Io vedo che ci sono pochi tentativi di prenderla da un'altra parte, di rinnovarla, la tematica proprio. Si va più o meno nel solco del solco del solco del solco, ma questo vale per tutte le forme di horror. Vale generi. Per il cinema, vale proprio per il cinema ultimamente sta cercando di trovare dei nuovi approcci, delle nuove strade. Non tutto è riuscitissimo, anche a me Bird Box non è piaciuto, però era un tentativo, per dire. Ti volevo chiedere, cioè si cerca di rinnovare in qualcosa o ci si rimane sui vecchi archetipi? Perché mi sembra sia un periodo un po' di stanca, cioè io horror belli ultimamente non è che ne abbia visti tantissimi. Belli già è una grossa parola. Decenti. Il fatto che si cerca di andare sempre, noi abbiamo dei confronti molto alti e questi confronti molto alti, tra l'altro, che scontano anche delle altre cose, nel senso che se uno dice ma io guardo zombie di Romero, uno ti dice sì, ma non vuoi fare un paragone fra gli effetti speciali di oggi e quelli là. Ma è diventato iconico, per cui chi se ne frega degli effetti speciali. Certo che ci sono dei film che funzionano. Get Out è un film che funziona e non è un film di 40 anni fa, per dire. Però è un esempio. Si cerca sempre di andare a fare questo benedetto confronto, di rimaneggiare sempre la stessa materia e non si va a cercare una materia nuova. Perché in realtà l'horror è questo, cioè l'idea del sepolto vivo è un'idea bella,
poi devi girarla bene. E quindi abbiamo anche lì un problema, il problema del non so, lo squalo gigante, non è una brutta idea, e devi girarla bene. Vabbè, si torna al discorso di Stephen King, siamo... del polso del mito, il vampiro, l'uomo lupo, sì, e la creatura misteriosa. No? L'orrore ha due nature, o è umano o è soprannaturale, quindi non ce ne sono, per cui il soprannaturale è un bacino limitato, o tu inventi un mostro nuovo, e va benissimo. Inventi un mostro nuovo, se il tuo mostro funziona, urrà. Nightmare, per dire, che oggi noi, se i nostri figli lo guardassero oggi, riderebbero per 3 settimane, noi ci avevamo paura. Però l'idea di Nightmare è un'idea meravigliosa. Sì, uno sì. Si sogna un mostro e il mostro esce dal sogno, è bellissima, ed è un'idea assolutamente innovativa. Dopo, se tu vuoi rifarlo, sparati. Per cui, ecco, oppure vai sull'umano. Allora, sull'umano abbiamo già un po' di più, perché per esempio tutta la serie di Sol Enigmista è una serie che si basa sull'umano. Non c'è nulla lì di soprannaturale, ci fanno intendere, ci fanno capire, però è quella cosa lì e ha funzionato. Dopodiché falla una volta, falla due volte, falla tre volte, quattro volte, alla fine non funziona più. E questo vale per tutte le serialità, quasi tutte, dopo un po' soffiacche, insomma, non è che puoi... Confermi, scusa l'interruzione, confermi che il regista della serie di Dylan, che viene fatta negli studios in Inghilterra, viene girata da regista di Sol Enigmista? Non lo so, ok. I rumors erano quelli, lo però. So, non ne so nulla io della serie di Dylan, non ne so nulla. Da René Ferretti viene girata. Sì. Ma magari. Allora, un pregiudizio che secondo noi, insomma, è veramente cretino e vuole che le donne abbiano una scrittura più sentimentale, più un modo di raccontare più delicato. Nel 800 forse. Sì, nel 800, perché Mary Shelley... Ce n'è uno e via, appunto, ma ce n'è tanti che ragionano sia ancora. Quindi no. Per l'action, no? Per l'avventura, sì, sono più adatti i maschi. È una cazzata di dimensioni siderali, naturalmente, lo sappiamo. Catherine Bigelow è la migliore regista action del mondo. E di guerra anche. E di guerra. Ovviamente, dicevo, è una stronzata e io ho avuto modo anche e l'onore di lavorare a una storia con te che veramente è muscolare, è una storia tesissima, cattiva in maniera veramente agghiacciante, per cui, insomma, è, come diceva Pignano, è un pregiudizio che risale all'Ottocento, di cui alcuni soffrono ancora, e pazienza per loro, poveracci, ci dispiace. Cos'è per te, quindi, il thriller, lavorare con questa materia, no? La parte più oscura, più nera dell'esistenza, della psiche umana, no? Dell'animo umano. Per cos'è? Perché sono tanto una catarsi o c'è dell'altro? Oh, ma quando mai? No. Questa cosa della catarsi, poi io l'ho negata sempre. Non ti dà nessun permesso di pubblicare. Sì, non c'è nessun senso di liberazione, nel sollievo. Nello scrivere della cupezza dell'animo umano, perché è come dire: guarda, sono brutto, ho scritto che sono brutto, adesso mi guardo allo specchio e sono bello. No, non funziona così. No, quindi... Faccio un esempio: Acab, il grande Acab che ricordiamo con grande affetto. Una volta che lo intervistammo qui a Livorno, disse che lui in realtà era un tipo amante della vita, positivo, nonostante tutto, cioè era un tipo che a cui piaceva divertirsi, eccetera, per cui i suoi fumetti erano così oscuri, neri, cupi, devastanti, proprio perché per lui era un'indagine in quella parte che gli era aliena e che voleva indagare. Ma quindi, questo è sicuramente giusto e valeva sicuramente per Acab, però credo che non la possiamo mettere come base. Per me no, ma non era l'intenzione, era l'esempio di Acab per capire cosa era finita per te. Molto diversa per ciascuno e non credo che ci sia... Io sono una persona... Il problema... Io e Matteo, quando andiamo in giro, la gente ci incontra, si aspetta che lui sia solare, scintillante, accompagnato da un flauto. Invece è lugubre, eh. Invece lo trovano magari un po' più chiuso, un po' più riservato. Invece me dicono che sprigiono questi raggi di luce, che sono una donna assolutamente accogliente, gioiosa, e non capiscono come faccio a scrivere quello che scrivo. Il punto è che non è quello. Cioè, quello che io ho di nero e di oscuro, ce l'ho anche se sono...
se sono, se sembro la massaia di Voghera, non è una cosa che prescinde. A me interessa quella cosa lì. Però c'è una serie bellissima, Mindhunter, per esempio, che parla dell'oscurità, parla di come questi due agenti dell'FBI iniziano per primi a fare i profili dei serial killer, è bellissima, una serie bellissima. Scelta del comportamento, no? Meravigliosa. E parla di come loro ne vengono toccati e intaccati, ma il punto è che non ne vengono intaccati, semplicemente emerge una cosa che c'era. Perché tutto c'è. Poi, ovviamente, la vita, il percorso personale fa emergere una cosa o quell'altra, però tutto quello schifo ce l'abbiamo un po' tutti, o meno sepolto, più o meno latente, più o meno fermo, bloccato, congelato, ad alcuni non si attiverà mai, alcuni si attiva. A me interessa questa cosa qua, me lo guardo, il mio, lo racconto attraverso un po' i personaggi, filtrando le cose che conosco, che vedo, però non è che dopo, quando l'ho raccontato, il mio se ne stia più calmo, sia più fermo, più vivido, più... sono proprio due cose, proprio due. Così come contraltare, è anche vero che i più grandi comici sono state persone sul baratro della depressione, spesso e volentieri, cioè con un grande carico di dolore, sofferenza, anche animo umbratile, volendo, no? Che si portano dietro. Sì, però io capisco questa cosa. Non è assoluto. Non è no, infatti, cioè, anch'io... usciamo dai cliché, però è capitato anche questo. Certo è capitato. Io capisco questa cosa, anche il discorso di ACAB, come di tanti altri. Ten, come diceva, io scrivo canzoni malinconiche perché quando sono allegro vado a giro, non scrivo. Capisco tutto. Però è anche divertimento, cioè, secondo me, anche creare una bella storia horror, non è che uno si mette lì e soffre, non devo scrivere questa cosa perché i personaggi soffrono, no, io mi diverto, io godo. Ma può anche soffrire, una bella storia. Ma è bello anche soffrire, capiamoci. Cioè, sì, ma volte, no. Sì, ma lui si scivola. È bello anche quello. C'è il momento in cui tu scrivi, ogni tanto mi capita nei miei romanzi, di scrivere il punto di vista, diciamo, del mostro, per semplificare, mi ci immedesimo, sto malissimo, racconto di come sia godurioso fare delle cose orrende e io sono spaccata in due, perché da un lato mi diverto a costruirla questa cosa, dall'altro mi pare di viverla, mi fa un po' estraniante ed è molto bello, perché comunque alla fine è come vivere un pezzettino. Un vortice di sensazioni diverse, no? È l'esaltazione di un creare qualcosa, però qualcosa che ti fa star male nello stesso momento. Fermi tutti, alt, sono le 22.03, mi dispiace, devo interrompervi. Ciao Paola, mi è capitato di sentire alcuni lettori dire di preferire il romanzo rispetto ad altri media, poiché la mancanza di rappresentazioni grafiche lascia più libertà nell'immaginare l'aspetto di personaggi e luoghi. La mia curiosità è: quando scrivi il romanzo, preferisci davvero che ogni lettore si crei la sua immagine, oppure preferiresti riuscire a trasmettere quella che è stata la tua immagine nel momento in cui scrivevi un determinato personaggio o luogo? Ok, allora ho sentito tutta scatti la domanda. Qualcuno me la riassume? Era lunga, Daniele l'ha segnata sicuramente. La rimando? No, si spezzetta l'audio. Praticamente ho capito, ma se quando scrivi, rispetto a quando scrivi fumetti, quando scrivi romanzi, l'immagine che il lettore riceve da quello che te scrivi, vorresti che lo ricevesse in maniera circostanziata, precisa, quello che a te è in testa, oppure se preferisci che se lo costruisca per conto suo? Se volessi che avesse quella che ho in testa, gliela racconterei. È una delle mie caratteristiche, mi dicono sempre: ma tu non descrivi i personaggi. Cioè, ci sono intere, cioè, credo tutto zoo, non si dice mai se la protagonista è bionda, mora, rossa. Diccelo ora, rivelacelo, un'esclusiva. Sana. È calva. Alla fine lo sarà anche un po' calva, però questa è una cosa che io mi sono sempre un pochino imposta. Se ci sono delle caratteristiche fondamentali, cioè se per esempio il personaggio deve essere corpulento, lo dico che è corpulento. Però non... Se è importante per la storia. Gli occhi vicini, il naso a patata, no, questa cosa no. Qualche volta do i colori, però non sulle fattezze lascio che ognuno se li... Infatti sono dei personaggi che io so benissimo che faccia hanno, ma quando li racconto e poi me li riracconto, c'è tutta un'altra cosa. E va benissimo, perché è bello che ognuno abbia il proprio. Quindi io mi tengo... Questa è la risposta alla domanda. Infatti.
Te prima dicevi quando scrivi sequenze dal punto di vista del mostro, del serial killer che ti fanno star male, no? Però ti capita una volta scritta, magari una volta pubblicata in romanzo, disegnata, pubblicata in fumetto, di andarla a rivedere e dire no, però invece guarda come sono stata brava, come mi è venuta bene, di Allora, provare l'opposto. la grande verità è che io tendo a non rileggermi, soprattutto dopo che sono stata pubblicata. Mai o dopo per un breve tempo? Io rileggo dopo mesi, dopo 6 mesi di solito. Io Che mi mai? rileggo, sono stata obbligata, visto che ho scritto 3 libri collegati, sono stata obbligata a rileggere i primi due Per mentre finivo la forza. chiusura del terzo. Però è stata una grande eccezione. Perché non li rileggo e addirittura c'è un capitolo, un famoso capitolo di uno dei miei libri che è Il filo rosso, che è la narrazione dal punto di vista di un pedofilo, di quello che fa un bambino, che io ho scritto e non l'ho mai, neanche dopo averlo, ho fatto punto, l'ho dato al mio editor, ho detto io non lo rileggo, tu fa quello che correggi, quello che devi, fai quello che vuoi e non l'ho mai, 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 mai più riletto, mai. Tipo il demonio di Bukowski. Proprio una roba, non posso farlo. Ho potuto Pesante. scriverlo, però non posso rileggerlo. Il racconto è veramente pesante, quello di Bukowski. C'è un ragazzo che scrive: cosa si prova ad avere come compagno un uomo di una bellezza Ma anche qua, ma estremamente perché? innaturale, la Ma sua sono in radiosa avvenenza Firenze, ti mi aiuta fanno nella le ricerca interviste, mi dell'ispirazione nomino. oppure ti distrae? Risponde a Veramente. questo Ma. lettore che salutiamo. Ciao, Matteo. È una cosa, guarda, tremenda, credetemi, perché io ho 4 figli, è un'esperienza devastante, è una cosa Benvenuta difficile. nel mondo maschile, Paola, benvenuta. Allora, Non c'è ne per avete tornare idea. al corso di prima, ma te c'è un genere che non hai ancora esplorato e con cui ti piacerebbe cimentarti? Piano. C'è un genere che non ho ancora esplorato, con cui mi piacerebbe cimentarmi. Che non la chiamo fantascienza per rispetto a mio papà, perché mio papà era un grande lettore di fantascienza, Asimov, Matheson, mentre la mia è più la science fiction, chiamiamola, gli universi Rocky Horror Picture parallelisti, Show, per dire. è più una cosa distopica. Ecco, mi piace immaginare un mondo altro, quindi non è proprio fantascienza, ed è una cosa che mi affascina in una maniera bestiale. Bestiale, immaginare ciò che è, ma che è diverso, ciò che sarà e sarà diverso. Qualche volta mi ci avvicino, ma proprio sai come i cani quando sono a testa bassa che hanno paura. Dai, mi danno un'usatina, via. Così, Ma vado in un mondo altro alla Blade Runner o alla Handmaid's Tale? Cioè, oddio. Ti Men in prendo. Black. No, fermi, è uno dei miei buchi di memoria. Aldous Huxley. Film con Tom Cruise, dove lui viveva in un futuro dove c'erano i treni. Minority Report. Grazie. Ah, ma è cosa? È comunque Dick. Sì, lo so, però diciamo che, ecco, Ok. non è la classica fantasia, non è la nuvola nera, non No, è no. Io Robot. Chiaro, chiaro. È una cosa che è leggermente discosta, ecco, e che si impernia tanto sull'umano. Cioè, mi piacciono molto le storie come Arrival, per capirci, dove sì, c'è un elemento, Bello, c'è anche ovviamente il bello, concetto del tempo, il concetto del bello. Paola, ma te linguaggio. l'hai mai letto 2001 Nights? No, io non leggo praticamente più niente, No, sono ma tanto te sei della mia folle. stessa, del mio stesso anno. Uscì con Granata Press e era una serie di volumetti di un manga molto europeo, tra l'altro, dal punto di vista dello stile. Si chiamava 2001 Nights, era strepitosa, bellissima. Me lo recupero. Se il bus Te lo massiccio trovi, credo di averla cogliendo. vista raccolta in, erano tipo 6 o 7 volumetti, ma bella, bella a livelli improbabili, davvero. Non ho più letto roba di quel livello. Allora Bellissimo. sono contenta se me lo segna il bus, la segna bussola, già che fai qualcosa. Sarà a bere, sarà a aprirsi una birra. Per dimenticare. Ma invece il tuo rapporto con Stephen King ti piace Perché? ancora? Lo segui ancora? Cosa è successo fra voi? Essere kinghiani è come avere una religione, alla fine
La fede deve essere cieca e tu credi anche quando ci sono troppi mistero. scusate, guarda, Bussola ha detto ce l'ho. guarda l'uomo saggio, leggi. L'uomo saggio che però non gliel'ha mai fatto leggere, quindi Figurati, non gli giustamente. presta No, lo niente, stufa, insomma. ci fa l'orecchie agli angoli, Sì, no? si ritiene per lui. Lavora con Pennarelli, queste cose qui. Bravo, Certo. Matteo. Quindi no, sono stata Kinghiana in un'epoca in cui tu telefonavi alla SIP, Prima che fosse di moda, lo diciamo tutti. all'ufficio esteri e chiedevi il numero di un certo Stephen King a Bangor nel Maine e poi parlavi con giorni con l'operatore che continuava a dire che non lo trovavo questo numero. L'hai E fatto. cercavo di telefonare a King a 17 anni, a 16 anni. Gli ho scritto delle lettere che sono tornate tutte indietro perché ovviamente non avevo l'indirizzo, me lo inventavo e speravo di trovare un postino connivente laggiù nel Maine che glielo portasse lo stesso. E gli ho pure scritto su Facebook, fate voi, no? Veramente una cosa vergognosa. È il mio Dio privato, rimarrà sempre il mio Dio privato perché ormai ha scritto i miei Vangeli, per cui chi se ne frega se ora scrive solo fregnacce, non fa niente, non importa. Io non lo so se scriva solo fregnacce perché ho smesso da un po' di leggerlo e quindi non lo Non so tu, probabilmente. prevalentemente, o qualcun altro Io il tuo nome scrive prevalentemente. smesso, mi sembra, da Mucchio d'Ossa. Da Mucchio d'Ossa in poi No, io no, non l'ho più ma letto. no, ma no, l'ultimo non può essere Mucchio d'Ossa, recuperane uno, lasciati un buon sapore in bocca, prenditi l'ultimo che ha scritto, c'è della roba buona. C'è della L'ultimo, roba ultimo buona, proprio? roba buona. Alcune cose sono Ma sue, l'ultimo lo non sono dei penso. racconti. Sì, Non sono sono dei racconti. racconti. Ma no, ma dico, non puoi lasciarti come ultimo ricordo Mucchio d'Ossa, non puoi, non è Infatti, giusto. dimmene, consigliamene uno, Hai l'ultimo, visto? quindi. Hai letto 22:11:60? No, non l'ho letto. Quello, Ok, leggi. Quello va bene come ultimo libro di King, leggi. allora rimango con quello, sì. Va, perfetto. Insomma, Che anche il titolo anch'io giusto, perché è una data, io se c'è un numero è finita. Anche prima ho detto ero un 42, ma l'ho indiano. inventato, ero quasi 43. Anch'io ero un kinghiano di quelli super fanatici, quindi probabilmente quando chiamavi trovavi occupato ero io che provavo a chiamare. Però Ma cos'eri, mi sono Kinghiano? fermato Che prima. leggevi Corna Vissute al massimo? Falla finita, su, dai. Fumetti Cornavissute, fumetti, io non mi sono mai mosso da lì. Libri Grande. nell'ambito del telefono. Sì, certo. Li nascondevo dentro libri di Stephen King. Esatto. Quindi si diceva. Il fatto di. Allora, una domanda un po' del cazzo, me ne rendo conto, però vanno fatte anche quelle. Certo, anzi. Il fatto di essere una delle poche donne a scrivere fumetti a seriali ad alti livelli non ti fa percepire che ci sia qualcosa di strano in questo? Cioè, perché? Perché pensi che sei stata fortunata te, sei stata più brava? Ci sono meno, è un genere meno forse il fumetto seriale che si presta per scrittrici femmine. Allora, se vi rispondessi quello che penso, risponderei una cosa molto impopolare. Posso cambiare domanda? No, No, di una cosa impopolare. impopolare, no, vai. Allora, al di là del fatto che scrivere fumetti non è una cosa facile, non è per tutti, non è vero che se uno scrive qualsiasi altra cosa, allora può scrivere anche fumetti, No. semmai può essere vero il contrario. Brava, Fare sceneggiare esattamente. fumetti, puoi sceneggiare la radio, il teatro, il cinema, la televisione, lo so perché l'ho fatto. Io ho imparato a sceneggiare fumetti. Tutto il resto è stato sempre più facile, non più difficile. Mettiamo questo punto. Io ho incontrato un sacco di autrici che, visto che facevano narrativa, se dicevi ma perché non provi a proporre fumetto, facevano così. E questo è, secondo me. Lo sai che qualche anno fa incontrai a Livorno Carlo Lucarelli, sai, Livorno è un po' un crocevia della cultura mediterranea, Certo. si sprigiona da qui la cultura, Sì, è un po' insomma. come Parigi. Sì, capito, e queste cose qui. E era un incontro sulla scrittura sui generis, insomma, e lui disse proprio questa cosa che hai detto ora. Quando gli proposero di scrivere le sceneggiature per l'Ispettore Coliandro, lui disse: vabbè, scrivo romanzi, scrivo programmi TV, scrivo sceneggiature per la televisione, vuoi che non mi riesca a scrivere un giornalino del cazzo? Certo, ma sì, figurati. Quando mi sono messo lì a scrivere, ho detto: sono impazzito.
cioè non sapevo dove mettere le mani. E ha ammesso, con onestà, di essere andato completamente in panne e doversi studiare proprio, rimparare da capo come si scrive per questo medium che apparentemente è molto facile, ma a realizzarlo è di una difficoltà notevole, insomma. Perché è un linguaggio a sé. Sì, è un linguaggio proprio, insomma, che con una sua, con dei suoi codici. Quindi Lucarelli ha fatto molta fatica, no, nel passare dalla narrativa al fumetto. Si è fatto il percorso inverso, in parte ha già risposto. Com'è stato per te passare dal fumetto alla narrativa? O alla sceneggiatura tipo? Allora, È non facile. sono passata alla narrativa perché ero partita dalla narrativa, perché Ah, comunque ok. sono arrivata a fare Dylan Dog perché avevo proposto dei racconti, quindi era già un pochino che scrivevo. Invece il Allora concetto scusa, che... scusa Paola, scusa, allora è il contrario. Cioè, come sei passata da scrivere racconti a imparare a scrivere una sceneggiatura per fumetti? Mi hanno massacrata. Chi? Tiziano, Marcheselli? Mauro. Siamo Tiziano? schiavi di Mauro Marchesè. Mi hanno massacrata in due per praticamente 2 anni ininterrottamente, La tana delle perché tigri. io non sapevo neanche da che parte iniziasse una sceneggiatura, non avevo nessuna idea. Quindi Mauro cosa ha fatto? Mi ha mandato 2 sceneggiature di Tiziano, ha detto tu leggi, studia, impara e poi scrivile. Allora, chi non ha mai letto una sceneggiatura di Tiziano non sa che non solo Tiziano ti dà le indicazioni di sceneggiatura, ma poi racconta fatti suoi, parla col disegnatore, Sì, fa sì, sì. digressioni, ci mette qualsiasi cosa. E io, ignorante come poche cose, ho cercato di imparare a fare tutta quella roba lì. Per cui tu potete immaginarvi la mia prima sceneggiatura che cosa deve essere stata, che io già ho una logorrea di mio da nervosismo, pensate per iscritto, una roba dell'Iliade. E quindi ho imparato a lavorare lavorando, nel senso che io provavo a scrivere e mandavo a loro, e allora Tiziano mi mandava, praticamente Tiziano mi faceva una graffa su tutta la pagina con una matita della 3C, quella dura, come, vabbè, Le leggerissima. H, le H. E 3 anni. E mi scriveva di fianco, mi scriveva no. E dicevo no cosa? No il dialogo, no la scena, no i personaggi. Mauro invece prendeva la penna rossa e grondava sangue per tutte le scancellanti. No, non parla così, non parla. E quindi io riscrivevo e riscrivevo ed era un'epoca, perché io ho quasi 50 anni, era un'epoca in cui si stampava tutto e si spediva via posta, per cui c'erano questi infiniti pacchi avanti e indietro, ogni volta un po' meno rosso, ogni volta un po' meno, sempre uguale la 3H, no, però invece insomma, e man mano mi dà un colpo di qua, dai un colpo di là, mi hanno centrata, ma io ci ho messo altri 10 anni a non avere bisogno delle correzioni scritte. Beccati questa, vai Paola. Quindi... Sì, vabbè, wow. Però hanno No, avuto grande fiducia in te. Ti ha sì, avuto però grande basta costanza che lo dica nell'andare a avanti. caso, visto che Tiziano lo dice, che lui è un artigiano, dice non sono un artista, sono un artigiano. Questo è stato proprio veramente una bottega d'artigianato, cioè io sono stata macellata mentre lavoravo, non ho avuto, partivo da nulla e da nulla ho dovuto imparare tutto, ma sapete quanto tempo mi ci è voluto per avere l'epifania improvvisa di scoprire che il primo personaggio che parlava era il primo personaggio a sinistra? Ci ho messo secoli di correzioni, cose, poi un giorno improvvisamente l'ho capito, no? Sai, proprio Anna dei Miracoli, no? Ho detto acqua anch'io. Quelle cose lì in realtà è molto difficile mandarle in automatico, è difficile mandare in automatico e capire che non è il personaggio che si deve mettere in favor di camera, ma sei tu che devi farti tutto il giro Oh, per per forza. metterlo nel punto giusto. Quando tu impari a sceneggiare un fumetto, tu devi essere autore, narratore, regista, Attore, tecnico, regista, direttore delle luci, scenografo, costumista, costumista. Poi, costumista. per esempio, c'è questa cosa enorme, no? Della famosa pistola di Chekhov. Se tu metti una pistola in scena, prima o poi dovrà Qualcuno sparare. spara. No, non la mettere! E questa è una cosa fondamentale, le omissioni nelle sceneggiature sono... Perché c'è delle volte che tu fai delle descrizioni inenarrabili, mettendo che c'è uno scudo romano crociato, però con ancora un segno, cosa che non serve a niente, non lo mettere. C'è un personaggio che entra, ma c'ha gli occhiali e l'orecchino così, però guarda ammiccante e poi non torna mai più. Non lo mettere, vi entra uno, poi lascia che il disegnatore lo faccia come vuole, lo fa come suo cugino, non è importante. E questa cosa, questo... Presenzialismo dell'autore è una roba difficilissima da levarsi, perché Però tu ce lo puoi dire tutto.
Sono cose che si imparano con gli anni, no? Con la pratica, che all'inizio un esordiente a botte si imparano, a botte, all'inizio tu uno che vuol far vedere odiassi i che disegnatori, ti fai una domanda. all'inizio uno punta a far vedere che ha il controllo di tutto, che è capace di creare personaggi, mondi e tutto. In realtà è tutta roba che non serve a niente, anzi appesantisce la scrittura e appesantisce anche la storia. Poi con la pratica, con gli anni, con l'esperienza, impari a togliere, a ammazzare il tuo ego di scrittore e lasciare solo quello che serve per portare avanti la storia, Io, no? tra l'altro, oltre a regista, attore, scenografo, costumista, eccetera, aggiungerei anche fonico. Pure, Un mamma attore, mia. un poetista e anche un fonico. Io mi sento anche qua a Epifania ferro. numero Sì, due. anche. Com'è? Epifania numero due, imparare che le onomatopee non hanno punteggiatura. Perché tu scrivi bang, punto esclamativo, ma punto esclamativo dire. Da enfasi, eccolo. Valeria chiede, ma gli editori adesso ce lo perdono tutto questo tempo con gli autori che devono ancora crescere? Non lo so, dipende dagli editori. Io sono cascata molto bene perché sono cascata su un curatore che era Mauro Marcheselli, che non è che non avesse nulla da fare, e ci aveva da fare anche tanto, però ha visto qualcosa nel mio modo di scrivere che a lui era piaciuto, l'ha fatto leggere a Tiziano, anche a Tiziano è piaciuto e hanno Questa puntato. coltiviamocela. Però è una cosa che veramente è una fortuna. Io lavorativamente nella mia vita io ho avuto solo botte di culo. Cioè io ho incontrato le persone giuste e sono riuscita a A parte lavorare in maniera Matteo. del tutto casuale. Su altre cose è stato un mazzo infinito. Però devo Ma dire che ho no, ma avuto... sei troppo umile, non è No, però vero, l'ho avuta la troppo fortuna. Se modesta. avessi incocciato in Mauro È un probabilmente... misto di culo e di talento, dai, e di Ma lavoro. dopo c'è il lavoro, quello c'è e ci deve essere. Certo. Però l'opportunità deve arrivarti, cioè la roba ti deve capitare. Devi capitare nel posto giusto, nel momento giusto, quando sta passando un treno e avere la testa per salirci, perché Senti, ma io voglio farti una domanda. Allora, angolo del gossip, va bene? Voglio farti una domanda. Quando mi scrivesti la sceneggiatura che finì in mano mia, mi scrivesti: ti prego, non odiarmi anche te, no? Perché voglio avere una fama di essere tremenda con i disegnatori, in particolare, quando invece ho avuto veramente una delle esperienze più tranquille, serene. No, non è vero, me l'ha sempre parlato malissimo, ora è falso. No, Paola è È pacciosa, si fida, lascia fare, fa complimenti, bravo, va benissimo, cioè, è incoraggiante. Ho avuto quello io, o mi hai preso per il culo perché non era vero, e quindi ho detto, vabbè, lasciamolo andare. Oppure, cioè, da dove viene questa quest'idea, no, dell'arpia barbato? Da dove ha origine questo mito Ma negativo? perché è vero, nel senso che più di un disegnatore mi ha detto tu ci complichi la vita, fai di tutto per complicarci la vita, che era parzialmente vero, nel senso che io volendo fare delle grandi variazioni facevo tutti i fisheye del mondo, sempre dall'alto, sempre dal basso, sempre inquadrature però con mezza faccia in ombra, e loro dicevano ma perché? Che non serve, cioè c'era molta, molta richiesta di teatralità e di, come si dice, Enfasi. di pâté le bourgeois, no? Colpire i borghesi. E io ci tenevo tantissimo a fare delle cose stroboscopiche del tutto inutili. Per cui ci sono diversi disegnatori, ma anche disegnatori che mi vogliono bene. Gianni Freghieri mi vuole molto bene, però mi ha sempre detto: sì, però, Madonna, quando mi arrivano le tue sceneggiature, Madonna. Allora, ho avuto quello io, dai, ho avuto quello io. Ma forse Sì. anche perché a te, Avevi. sommato, il fatto di fare una cosa di quel genere lì forse si incontrava con te, però anche lì la sceneggiatura Quello si certo. deve incontrare col disegnatore. Ma c'erano le difficoltà, c'erano tutte vignette, 6 vignette a pagina con milioni di personaggi tutti insieme. Io ho sudato sangue a capire come inquadrarli. La difficoltà non è che non ci fosse, però poi ti sei fidato, è stato un lavoro molto in tandem. Ecco. Beh, guarda, La ti domanda dirò, era. ogni tanto ho beccato anche qualche disegnatore masochista, sempre per fare un esempio così, facciamo un esempio solo definitivo. Il povero Paolo Martinello che esce per l'appunto col mio albo a marzo, ha fatto un albo, io quando l'ho rivisto mi è venuto malissimo, perché ho detto, Madò, ma perché? Perché Corrado Roy, con cui sono amica da morire, lui mi dice, voi sceneggiatori merde, ci scrivete una parola di 5 lettere, folla. E poi ve ne fregate, andate in un'altra Sì, vignetta e non però. pensate quelle 5 lettere per noi. E questo è molto vero. Io questa cosa qua,
Corrado ha sempre avuto ragione, perché ecco, io per dire, quando vedo questi giorni lo sto guardando, lui si è divertito molto, mi dice. Però io oggettivamente quando lo guardo dico, ma io perché ho messo in croce così tanto sto uomo a cui voglio bene, con cui lavoro bene, chiedendogli delle cose che se ci penso adesso che gliele ho chieste mi vergogno. Ovviamente nel momento in cui scrivi la storia ti viene in mente una scena che sai che visivamente, bam, e gliela chiedi. Ecco, c'è quello come Paolo che si è abituato con le lamette a tagliarsi le unghie mentre disegna, e ci sono quelli che invece dicono, beh, anche meno barbato. Ma sei una In merda, genere, no? Una pagina, sono le pagine di mezzi busti e poi c'è la pagina con la splash e la la panoramica, insomma. parola magica in Però genere è folla e cavalli. la domanda era: cos'è che te detesti di più in un disegnatore, eventualmente? Ma in realtà non ho mai avuto grossi problemi con i disegnatori. Mi Oppure infastidisce, ma mi infastidisce quando tu gli dici, che so, fammi questo personaggio biondo perché c'è una ragione, e lui magari dice no, ma lo faccio come mia cugina che è mora riccia, deve essere bionda e liscia. Magari non cambia nulla nella storia, però magari è perché io poi mi aspetto, perché mi sono immaginata tutto l'albo. Meno male che lo immagini mentre lo scrivi, visualizzi, però sono piccolezze, sono proprio cose da non devo dire che non ho mai avuto La un'esperienza. storia, solitamente la storia è quella e rimane quella, o magari se arrivano dei consigli, dei punti di vista da parte del disegnatore, sei disposta a cambiare No, quello sì, di non qualcosa. solo, io agogno che questa cosa avvenga, anche perché i disegnatori, ne faccio due nomoni, allora, di cui ovviamente adesso, uno è Luigi Piccato, che ogni tanto mi diceva, allora, sai che il personaggio è nel bosco di notte? Sì, ecco, a un certo punto viene illuminato da un raggio di sole, io vorrei capire come la mettiamo. L'impero delle luci di Magritte. Ecco, uno. E due, Nizzoli, che è un martire, perché a Nizzoli sono capitate tutte le Bravissimo. mie sceneggiature con una magagna. Lui ha fatto delle storie splendide, però per esempio in una delle recenti storie del ciclo della Meteora c'era un'ambulanza, io gli ho dato indicazione su come si doveva aprire uno sportello, una cosa, lui mi chiamò e mi disse, guarda che però tu mi stai descrivendo un'ambulanza americana. Le ambulanze inglesi non sono così. Questa cosa non la doveva sapere lui, questa cosa la devo sapere io. E quindi lui mi ha fatto un favore, forse non se ne sarebbe accorto nessuno, però è un errore. Quindi è fondamentalissimo per me, perché poi io cerco di essere meticolosa, però non Qualcosa stiamo una cosa. scatta, certo. Un errore salta Però fuori sì, e anche più di uno. gli Quindi errori. se il direttore ha un punto di vista diverso o nota una cosa, magari ti dice, ma guarda che fatta così non funziona. È molto meglio se invece che vederla da quella parte lì, noi la giriamo completamente e la vediamo tutta dall'altra parte. E ha ragione lui, perché io mi immagino, ma lui è quello che ha a che fare con Ma sai l'immagine cos'è? vera. Che quando una sceneggiatura la vedi disegnata, anche a noi quando ci capita di fare una storia insieme, una volta che è disegnata cambia il discorso. Poi i rapporti diversi faccio, guarda imbecille, che questa cosa qui non torna. Lui, ah, ma come no? Ah, no, vieni a vedere, vieni, dici, è vero, perché una volta visualizzata cambia proprio il ritmo, il sapore del racconto Sì, un stesso. conto è il dettaglio tecnico, appunto l'ambulanza che non si apre in quella maniera, un conto è dire, guarda, questa scena forse funzionerebbe meglio inquadrata diversamente o montata Ecco, a diversamente. questo proposito, Francesco L'ultimo. Borgoglio chiede: ma chi sta definitivamente la regia? Al disegnatore o allo sceneggiatore, secondo Paola? Dipende. Allora, la regia sta allo sceneggiatore finché è necessaria. Cioè, se è necessario che la cosa vada in una certa sequenza perché c'è un motivo, quella parte lì è fondamentale che la faccia lo sceneggiatore, dietro ci sia un ragionamento. Viceversa, ci sono delle sequenze che ci sono dei disegnatori, dicevo, ne cito uno, ne sto citando mille, ma citando per esempio Corrado, io quando scrivo per Corrado non gli do praticamente indicazioni di regia, cioè gli spiego che cosa deve succedere in ogni vignetta. Dico, in questa vignetta deve succedere questo, in questa questo e in questa questo. E lo sa lui meglio di me. Quindi in questo caso tutti i lavori che io faccio con Corrado hanno un 20% di regia mia e un 80% di Corrado, ma Questo anche senza chiedermi il permesso, perché io lo so che lui lo sa più di me.
Sì, perché infatti c'è un dicevo, rapporto di fiducia. questo c'è sì. perché c'è un rapporto particolare di conoscenza fra te e Certamente, Corrado. sto dicendo Corrado Roy, quindi non è che sto Sì, certo. dicendo, ecco, Giuseppino Daniele Puccio, Caluri. però Si è affidata ciecamente, quindi. ah, ma io, è vero, io ci credo davvero, il fatto che io visualizzi o proietti non significa che io veda. Quindi qualche volta io mi immagino delle cose che oggettivamente sono sbagliate. Sì, ma poi la risposta di Francesco è articolata perché ovviamente dipende dalla situazione. Se uno sceneggiatore e un disegnatore non si conoscono, collaborano per la prima volta, è normale che ci sia un attimino di studio reciproco, no? Ma quando c'è un lavoro fra persone che si conoscono, hanno una visione simile, lì subentra per forza una fiducia, anzi, diventano complementari e la storia fiorisce al meglio, Secondo è me più facile che succeda. bisogna essere sicuri di essere tutti e due dentro la stessa storia, di voler Certo, sì. raccontare la stessa storia nello stesso modo. Quindi, al momento in cui ti arriva la sceneggiatura, parliamo, confrontiamoci e tutto, perché io devo essere sicuro che te la disegni come ce l'ho in mente io, e te devi Però è essere anche sicuro. vero, Piano, è anche vero, va a onor del vero, che c'è una percentuale di storie dove non c'è nessuna interazione tra lo sceneggiatore e il disegnatore. Sì, è vero. Esiste anche quello. Quindi non c'è Verissimo. nessun contatto. Tu consegni una storia e dopo un tot di tempo ti arriva il PDF o comunque arrivi sul punto della pubblicazione e vedi quello che è stato disegnato. E in mezzo non c'è nulla. Ti è capitato di essere sorpresa in questi casi? Quando ti arriva e vedi cosa è stato disegnato, dici: no, ma io me la sarei immaginata completamente diversa, forse così è anche meglio. Sono stata sorpresa più in positivo che in negativo. È Negativo. capitato qualche volta che magari mi dispiacesse che non fosse stata colta una cosa, una sfumatura, un mood, ma lì, anche lì il mood però non è obbligatorio che venga avvertito dal disegnatore come lo avverte il No. disegnatore. Io, questa cosa qua è straziante, magari per la sua è solo una cosa un po' malinconica, per cui sì, bisogna valutare anche che siamo persone diverse. Quindi. Sì, anche Attenzione, io perché direi che se no poi ci richiamano all'ordine. È l'ora del pizzino questa qui. Ora Paola, dovresti passarci un foglio su cui te formuli una domanda che noi faremo poi all'ospite della prossima settimana e dovresti trasmettercela magicamente da uno schermo all'altro. E noi la. Scrivendo. Bene. Bella Sentite il calligrafia, rumore della raccomando. penna sul foglio? Sì, si sente, per Sì. niente finto. Se lo alzi col braccio destro la prendo io, se lo alzi col sinistro la prende Emiliano. Non lo so, non riesco a Con quale ti riconoscere pare, questa Paola? voce. Con Con quale quello ti lì. pare? Spostati, Dai. spostati, spostati, spostati. Ecco, Oh, vai. guarda che questa volta è Vai. venuta quasi bene, Madonna. quasi Dai, bene. brivido, guarda. Ci C'ho il voleva fiatone. il tocco femminile, ci voleva. Ah, sì. Vediamo un po'. C'ho il fiatone. Domandone. Questa è una Sì, poi domanda me lo sono molto tenuto io, interessante. però, vedi, non te. Si fa parte della magia. Certo. Molto bene. Un'ettrina. Un'ettrina, infatti. Ora, per tornare al discorso di prima, ti hai trovato difficoltà quindi a passare dopo un certo tempo che hai sceneggiato per i fumetti a tornare, diciamo, o comunque a esordire in maniera più presente con la narrativa? No, E dal perché punto di vista non ho visto. editoriale? Ma no, è brutto e non si riescono a dire bene queste cose, non fanno mai fare bella figura. Io non ho mai smesso di scrivere mentre sceneggiavo, e poi non ho mai smesso di sceneggiare mentre scrivevo. In realtà, quando esce il libro o esce il fumetto, è un oggetto che tu vivi molto, in maniera molto più estranea di quando lo scrivi. Poi c'è sempre una grande distanza tra quando hai finito di scriverlo e quando esce. Per cui sono proprio due cose diverse, no? È come se non ci fosse un continuum. È tutto molto fluido per me, tutto sempre molto dentro, tutto insieme. A volte che delle cose che sto scrivendo in una sceneggiatura finiscono in un libro, le cose che scrivo in un libro finiscono nella sceneggiatura, anche solo appunto come mood, come umore, come. Non stacco mai niente. E non, al momento in cui prendo in mano questo oggetto estraneo che mi si dice essere quella cosa che ho scritto io rimango sorpresa, perché per me non è quella, perché quella è finita E molti diventa mesi un'altra prima. cosa. Un'altra parte, sì. Ma e dal punto di vista dei due diversi ambiti, l'editoria a fumetti, l'editoria nella narrativa, che tipo di differenze riscontri?
Domanda corollario, pensi che il pubblico Sì. dei fumetti ti segua in No. libreria o il pubblico della libreria ti segue nei fumetti? No, sono due pubblici distinti. Sono due pubblici molto distinti. Si toccano, c'è cioè, ovviamente una parte in cui si intersecano le Perché il due genere sfere, comunque è quello. Il no, genere è quello, però però no. cambia il linguaggio. Tantissimi miei lettori di fumetti mi scrivono dicendomi: io mi scuso con te, ma non ho mai letto un tuo libro. E tantissimi miei lettori di libri mi dicono: guarda, scusami, io purtroppo non t'ho mai letto a fumetti. E mi capita molto, molto di frequente questo. Quindi sono due riscontri diversi perché sono due tipi di pubblico anche molto diverso. Mentre è strano perché sto per dire una cosa che può sembrare paradossale, ma il pubblico della narrativa è molto più comunicativo del pubblico Del fumetto. fumettistico. Il pubblico del fumetto parla poco, parla quando ti incontra, quindi alle fiere, alle O fiere, nei forum. ecco, quei posti lì. La clinique. Allora te lo dice, mentre ti porta l'albo e te lo fa firmare, ti dice: mi è piaciuto, oppure mi è piaciuto, però il mio preferito resta quello lì. Io tante volte quando vado a far firmare i libri, mi arriva gente con lo zaino che si mette in disparte e poi mi tira fuori 14 di Landog da farmi firmare tutti insieme. E vengono lì sempre con l'aria della massoneria, no? Per cui, cioè, quelli che sono venuti Sì. di nascosto in incognito a una firma di libri per far firmare i fumetti. E questa cosa da un lato mi fa sorridere, dall'altro effettivamente mi fa rendere conto che non sto parlando alle stesse persone nei due momenti con i due mezzi, sto parlando a persone diverse. Come te lo spieghi? Cioè, una persona che ti apprezza come autrice di romanzi non ha la curiosità di leggere un fumetto scritto da te, Io o il conosco contrario anche. gente che guarda le serie TV e non va al cinema. Eppure anche lì si può dire, però è la stessa cosa. Invece no, È però dello stesso evidentemente. autore, non è soltanto il linguaggio, cioè guardare serie TV e non andare al cinema, magari sono personaggi diversi, registi diversi, però lo stesso autore che si apprezza, si segue, dalla quale ci si fa firmare il libro, non ha curiosità di leggere un fumetto, o il Non contrario, anche. lo so, ci sono persone che magari non amano leggere i disegni, sono quelli che Lo non amano spiega leggere cose. Federica. Io leggo la narrativa divorandola, non riesco a leggere fumetti, ma un limite mio mi infastidisce bloccare la lettura per leggere il disegno. Vado in tilt. Per dire, questo è un esempio. Perché E è c'è un anche un esempio di pendolarium. chi dice che invece quando legge la narrativa va in confusione, non riesce a immaginare, ha troppe informazioni, non sono razionalizzate, perché se noi ci pensiamo, il fumetto ha una comunicazione assoluta, assoluta, Sì. cioè tu non devi fare quasi nulla nel fumetto, perché il fumetto ti consente i tempi che vuoi, ti fermi, torni indietro, vai avanti, le informazioni sono tutte lì. In un libro no, tu vai avanti, ti sei perso una cosa, non sai dove ritrovarla, no. È diverso, è proprio un modo diverso di raccontare. Alcuni hanno l'idiosincrasia per uno, alcuni hanno l'idiosincrasia per l'altro, semplicemente prediligono l'uno Certo. all'altro. Alla fine è tanti tanti anni che io faccio fumetti, cioè io ho iniziato nel 97, quindi ormai quest'anno sono tanti anni. Ecco, Non pensi anche se il che primo libro è uscito nel 2006, però insomma, nel frattempo, per cui non me lo sono spiegato, ma alla fine, anche se non mi spiego una cosa, se ne non frega, pensi guarda. che possa essere perché magari chi legge i tuoi romanzi legge un romanzo di Paola Barbato, mentre se si sposta sul fumetto legge Dylan Dog. può Sì, scritto da essere, Paola Barbato, ma è Dylan Dog. può anche O al essere così. contrario, chi legge Dylan dice no, perché devo andare a leggere il romanzo. Magari sono più qualcuno è più cioè, fidelizzato, no, comunque segue con più Affezionato. attenzione te come autrice e qualcuno più il personaggio. Sì, può essere, ma possono essere tante cose, perché io ho avuto delle strane reazioni anche su alcune delle mie storie, cioè della Callana alle storie. Ho avuto delle reazioni molto forti su alcune e su altre no, per dire che quando invece erano tutte one shot, eppure anche lì non si spiega perché. Non abbia fidelizzato quel lettore delle storie anche su Dylan Dog, non sono passati di là, sono rimasti sulle storie e basta. Io comunque. Compartimenti stagni, il pubblico si muove a compartimenti stagni. Ora, l'unica cosa, io sembra una provocazione, però è una cosa che Io ve credo. lo dico, c'ho il 10% di batteria, ve lo Vabbè, dico. tanto fra pochino 5 finirà. minuti siamo arrivati. Sì. Ok. Scrivere probabilmente non è mai soltanto raccontare una storia, no? Nonostante il mestiere acquisito, no? Cos'è altro per te, se c'è altro?
Ma no, è un'esperienza molto, molto viscerale. Cioè, scrivi nel momento in cui scrivi, prima, dopo è un'altra cosa, ma nel momento in cui scrivi è una cosa al limite dell'onanistico, per capirci. Cioè, è una cosa estremamente, molto intensa, molto personale. È un'esperienza. Io non sono mai fumato, non ho mai fumato nulla, non ho mai avuto esperienze con sostanze. Credo che sia una roba Matteo conferma. analoga. Matteo conferma questo. È un po' così. Sì, non è una cosa molto. Infatti, è una cosa a cui io non rinuncio, ma non ci penso neanche se devo o non devo rinunciare. Se non, è una cosa che io faccio perché mi viene, perché mi viene da farla e quindi la faccio. Poi dopo è anche un lavoro, è anche tanta altra roba, però soprattutto quella cosa lì. Eh È un'urgenza proprio. sì, è come la pipì. L'ultima domanda tecnica, cioè, per esempio, quando collaboravo con Alfredo Castello, lui mi diceva che lui ha un metodo di scrittura folle, si immagina un incipit, poi va direttamente al finale, si immagina come può finire quel tipo di storia e poi riempie quello che deve stare nel mezzo e dice che tutte le volte è il modo più difficile di scrivere una storia perché tutte le volte ti trovi in fondo e dici, cazzo, era come la chiudo, no? Se ti trovi nella merda fino Ha al collo. Anche il ragione. tuo è quello? No, io inizio dal finale, poi scrivo l'incipit e poi quello che è in mezzo. Sempre, io scrivo la fine, scrivo l'inizio e poi quello che c'è in mezzo. Sempre. Senza la fine non riesco a iniziare. Ma ti Però diceva capita che è di molto scrivere? rischioso perché rischi di arrivarci lungo, Non corto. importa, non importa. Sì. Il percorso è una cosa su cui si può cambiare, ma tu devi avere una partenza e un Ti termine. capita però se scritta la fine, scritto l'inizio, poi andando avanti nella storia, di cambiare la fine? Cambia, Madonna, io lo vedo Infatti, proprio capita spessissimo. strambare come la vela. Sai quando con la vela Sì. tu fai improvvisamente quel cambio per pigliare il vento dall'altra parte? Esattamente Certo. succede questo nelle storie, per cui Sì, molto cambia spesso. quasi sempre. Ma è anche il bello, no? Sennò sarebbe una cosa meccanica. Il divertimento sta anche lì. Ad esempio, quando ti vengono delle idee, magari sei a fare altro, sei in giro, boh, al supermercato, così, te le appunti, te le segni, le registri, le scrivi sulla mano, oppure dici no, tanto me la ricordo e poi puntualmente. Allora, intanto faccio questa cosa bellissima perché se no vi saluto. Salve, stiamo raggiungendo il cavo. Improvvisamente starò più al buio, Era il ma in cavo. compenso non perderò il finale di questa intervista. Abbiamo No. finito 5 Allora, minuti e abbiamo io finito. faccio una cosa fondamentale che è intanto di mandarmi una fracca di email, ma tantissime. Io mi scrivo tantissime email tutte le volte che mi viene un'idea. Questo Impara. soprattutto quando sono. No, dicevo a Emiliano che dice Io me tanto ne me la scrivo, ricordo e mi poi mando avrà le perso foto. 100.000 idee. Sì, Poi ma mi ci mando sono le foto le nelle note mail. vocali, tipo quando guido faccio partire la nota vocale e siccome ho le cuffie quando guido per le eventuali telefonate, parlo, ma a volte parlo per 40 km, parlo e racconto una cosa che mi è venuta in mente. Poi ci sono tutti i pizzini, tutti i retro degli scontrini della spesa. Io ho tantissimi quaderni, block notes, poi non mi ricordo mai qual era quello su cui avevo preso gli appunti, perché mi devo passare 24 per trovare le cose. E Quando ritrovi gli scrivo. appunti, sei in grado di dargli un ordine e dici, ma questo cosa cazzo volevo dire quando ho scritto questa cosa sempre? Assolutamente no, assolutamente no. Io sono Perché una ancora qua. donna è organizzata, Sono capito? anni che ho una lista della spesa che ho salvato nelle note del telefono, dove dopo latte, pane, pomodori, prosciutto ho scritto Duca di Insubria. Ora io non ho mai più capito che cos'è che fosse il Duca di Insubria. È una cosa che mi affascina talmente tanto che non la cancello, perché prima o poi la devo raccontare la storia del Duca di Insubria a Certo, chiunque sia. Per come cui. minimo. Io ho questa agendina piena di cose di cui non mi ricordo il senso. Ci ho messo Vedi. parole, nomi, cose Diventa il a caso. tuo Finnegan's Wake alla fine. È un'opera folle. Va bene, siamo arrivati prima che scada la batteria, Paola. No, no, ormai sono attaccata al cavo, possiamo andare avanti fino a Ah, domani. ok. Ecco, allora chiudiamo con questa, con una domanda di cui abbiamo già disquisito con altri ospiti. Posso farvi notare che dietro di me si vede riflesso la postazione in cui stavo prima? Ah, come L'orologio, vabbè, niente. bellissimo. Vedi, da una No, cosa così si scrive una storia, fidatevi. Da volevo. quello No, che come si dico. vede riflesso su una di retro di una finestra si scrive una È storia. una tradizione pittorica che da Van Eyck in poi è notevole sugli specchi. No, ma volevo dire,
Visto che oggi è veramente molto facile arrivare a pubblicare qualcosa, poi che sia di valore o che sia di successo, eccetera, è un altro paio di maniche, però effettivamente rispetto a tempi non lontanissimi, il fatto che con la rivoluzione digitale, chi più ne ha più ne metta, sia più facile arrivare a un pubblico, costruirselo e pubblicare è un dato di fatto. Secondo te come è opportuno gestirla questa sovrabbondanza di storie? E con storie intendo fumetti, narrativa, eccetera. Non si può. Ci siamo. È come se vuoi limitare gli imbecilli sui social. Come fai? Impossibile. E quindi è lo stesso principio. Ho bloccato uno 5 minuti fa qui che Possiamo scriveva in confidare chat. nella selezione naturale, ma insomma, ecco, vediamo No, no. perché quella funziona poco. Ci vogliono secoli per la selezione naturale. Non si può. Poi si confida che se una cosa funziona ci sia un perché, perché magari funziona anche della roba brutta qualche volta, Sì, e ha c'è voglia. anche un perché pure Sì, sì. per le cose brutte che funzionano. Per cui non c'è non, sul serio in questo momento non c'è modo. È come avere una mitragliatrice impazzita con miliardi e miliardi di cartucce che gira su se stessa. Che fai? Qualcuno lo piglia, qualcuno no. Che Il belle finale queste di Breaking metafore, Bad. che cosa poetica. Potevi fare anche il gesto per renderla più elegante. Vabbè, se ci sono domande dal pubblico, vediamo un attimo. Federica Brava. Come? Cardelli. Federica Cardelli, una domanda lunga, leggila te. Ma a volte il fumetto è talmente legato all'idea che ci si è fatti di quel personaggio che se una sceneggiatura e una storyline ti deludono, poi è difficile seguire ancora quell'autore relativamente a determinato personaggio. Diventa quasi una delusione personale. Questo Vero. è uno stigma che ricorre, non solo in Italia. Ed è una cosa che, per esempio, è successa a me quando all'inizio dicevamo che non sono così amata perché? Perché il mio modo di vedere il personaggio, il mio modo di gestire il personaggio era contrario al modo di vedere e immaginare di gestire il personaggio di alcuni lettori, questa cosa non è stata mai superata. E vale penso per qualunque Sì, autore che dia però una sempre. interpretazione. È sempre il discorso che il lettore fa, e vabbè, ma questo non è il mio Dylan, no, è il mio, è il tuo, scrivitelo per conto tuo. Ma non hanno torto, non hanno ragione, ma non hanno No, neppure torto, sono è due vero, è pazzi vero. della stessa cosa. Sì, esatto, esattamente. Finiamo con Beh, questa domanda qui. Leggo sia fumetti che libri. Ut l'ho trovato fantastico ed è bellissima la polibiologia di Zoo. Io so chi sei, vengo a prenderti. Cambia l'approccio di lettura. Io penso che i lettori di fumetti e libri siano più di quanto si pensi. Ma i dati sono quelli, però. no, è che insomma, diciamo che forse a me io ho avuto poca fortuna nell'incontrarne tanti che mi leggessero in entrambi gli ambiti. Ecco, non ne ho incontrati tanti. Ad ogni modo, leggete fumetti, leggetene di più, Tazza di Boriosi. E con questo noi salutiamo Paola. Prima di andare via, aspettaci che poi ci risalutiamo dopo. E Ringraziamo Paola e ringraziamo tutti quelli che ci hanno soprattutto Paola, seguito fino ad ora. che mi ha fatto un sacco piacere. Ci rivediamo noi sabato prossimo con l'ospite che insomma, caratterizzerà la sera, che sarà il Giuseppe nostro Palumbo. Beppe, Ecco. chiaro, Che ok. bell'uomo. Giuseppe Palumbo, lo zio Beppe. Benissimo. Allora ringraziamo anche a quelli che ci hanno seguito e noi ci rivediamo poi sabato Grazie prossimo. Paola, davvero. Ciao, Ciao Paola. grazie. Ciao, Buonanotte e buon lockdown grazie mille. a tutti.